Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione locale di Radio Tele Appennino Parma. La scelta dell'indirizzo di studio alla conclusione della scuola dell'obbligo è senza dubbio un momento fondamentale per la vita di ogni adolescente. Diventa pertanto indispensabile essere informati su ciò che le diverse scuole possono offrire e quali siano le difficoltà che si potrebbero incontrare. È pertanto da considerarsi lodevole l'iniziativa intrapresa dal gruppo Amici della Parrocchia di Bardi per fare attività di orientamento su questo tema. È stata un'interessante iniziativa di carattere sociale quella che il gruppo Amici della Parrocchia di Bardi ha organizzato a favore dei ragazzi della Valceno attualmente frequentanti le scuole medie e che si apprestano a dover scegliere quale indirizzo di studio frequentare dopo la conclusione della scuola dell'obbligo. Un'iniziativa che ha visto il coinvolgimento degli studenti valcenesi più grandi di qualche anno che stanno frequentando gli istituti superiori di Borgotaro, Bedonia, Fornovo e Parma, i quali con un rapporto più diretto e soprattutto più vicino come età hanno potuto spiegare senza la mediazione degli adulti la specificità dei diversi indirizzi presenti. L'idea ci è venuta proprio perché abbiamo pensato che sarebbe stato molto più interessante sicuramente per i ragazzi chiedere, oltre che più libero, chiedere direttamente ai loro compagni più grandi informazioni sulle scuole, anche perché parlando poi con i ragazzi delle superiori tutti quanti hanno comunque un entusiasmo per la scelta che hanno fatto e per l'avventura scolastica che stanno intraprendendo, e quindi penso che riescano a trasmettere molto, molto meglio in una situazione così più fluida e più libera l'entusiasmo e l'esperienza che stanno appunto vivendo. Un entusiasmo che si è rivelato palpabile sin dai primi interventi. Siamo una grande famiglia e ci riuniamo sempre ogni anno, anzi ogni mese, grazie alle assemblee, e riusciamo a comunicare tra di noi, a diventare sempre più uniti tra di noi. Quindi nonostante la distanza, perché gli istituti professionali sono a Bedonia e noi siamo a Borgotaro, noi riusciamo a collaborare e a riuscire a stare proprio insieme, ad essere proprio l'istituto Zappafermi unito tra di noi. L'istituto Zappafermi per noi quindi è una grande famiglia, anche per il clima che si crea nella scuola, anche con i professori, le bidelle, i compagni che ci vengono incontro e che ci sentiamo proprio a casa. Quindi noi ci teniamo veramente molto a questa scuola e ci sentiamo veramente la classica scuola di montagna, nonostante il posto nascosto qui in montagna, riusciamo a essere una grande scuola. Io sono venuto qui oggi per sfatare in qualche modo un luogo comune, ovvero quello di pensare che il liceo classico sia la tipica scuola fondata solo sullo studio, solo ragionamento, solo oppressiva, niente allegria, niente armonia. Invece non, vi posso assicurare che non è così. È veramente un luogo in cui si sta a meraviglia, siamo più che studenti, siamo amici, dove la coesione la fa da padrona e il rapporto studente-professore va oltre il classico rapporto studente-professore. È proprio un vero rapporto di amicizia dove gli studenti sono valorizzati al massimo in tutte le loro forme di espressività, in tutte le loro capacità. Noi come scuola siamo un gruppo molto unito, molto impegnato anche nel sociale. E vi posso assicurare che se verrete nella nostra scuola non ve ne pentirete, perché è veramente un trampolino di lancio per diventare cittadini di domani. Ecco. Positiva infine è stata anche la formula adottata per l'iniziativa, che non è stata quella dell'Assemblea Generale con tante relazioni illustrative ed il rischio che la maggior parte degli alunni delle scuole medie non sarebbe riuscita ad esprimere le proprie richieste di spiegazioni, bensì con quella dello sportello individuale, in modo che il rapporto tra chi chiede e chi risponde fosse più diretto.
Ci sono dei ragazzi e delle ragazze che avranno voglia di dire qualcosa a tutti, ma in realtà il fatto è proprio questo, che chi è più timido e magari si fa più problemi a fare domande, in questo caso non esistono domande scontate, stupide, ovvie, perché qualunque domanda è una domanda che ha bisogno di una risposta, e quindi non essendoci nessun altro che ascolta se non i loro compagni più grandi, insomma, si sentiranno sicuramente più liberi di domandare e di informarsi. Ciò che non serve a me può servire a te e viceversa. Rientra nella logica della lotta allo spreco l'iniziativa del cosiddetto Sbarassu, svoltosi ieri a Borgotaro, riscuotendo un indubbio successo. Domenica 6 dicembre, siamo a Borgo Valditaro, siamo l'ultimo pezzo di Via Nazionale partendo da Via Cassio, gli organizzatori sono Via Cassio, Nicky Manfredi, qua c'è freddo ma c'è un sacco di gente, una trentina di espositori, la tua idea anche d'inverno funziona, l'idea di vendere, di barattare sta funzionando? Sembra di sì, abbiamo detto proviamo anche d'inverno, nonostante insomma la temperatura è abbastanza bassa, però fino adesso c'è abbastanza affluenza, poi vabbè, siamo proprio in centro a Borgotaro, quindi insomma le persone non mancano, speravamo anche nell'uscita dalla messa delle persone, abbiamo detto ecco, magari c'è anche qualcuno in più, però insomma diciamo che insomma, stiamo andando bene, siamo contenti. Senti Nicky, quest'estate c'è stato un successone perché su Al Groppo c'era un sacco di gente, avete preso coraggio, 3.600 persone su Facebook, 4.000 persone, una quarantina di aficionados, un po' la crisi, un po' il fatto che la gente ha le cantine e le case piene di giocattoli, di cose che non si usano più belle, però qua insomma oggi di gente ne sta girando tanto. Poi tempo non aiuta perché c'è freddo. Diciamo che sì, la formula è quella, è proprio cercare di evitare di sprecare, anche di produrre dei rifiuti e portare della roba in discarica. Piuttosto che quello, diciamo, abbiamo deciso appunto di allestire dei banchi, arrangiandoci un po' come possiamo, sono stati anche gentili i gestori dei bar che ci hanno fornito comunque una dozzina di tavoli. E quelli che mancavano li abbiamo portati noi e insomma diciamo che lo spazio non manca, infatti spesso mi chiedevano ma qualche spazio ho, che metratura ho, posso portare il gazebo, posso portare le panchine, il posto ce l'abbiamo e devo dire che abbiamo ripetuto insomma il successo anche di quest'estate. Senti, cosa spendete voi per esporre? Ecco, questa è una bella domanda, infatti ad oggi non spendiamo nulla perché comunque il comune ci viene incontro senza chiederci occupazioni in suolo pubblico, hanno capito bene qual è l'obiettivo, lo spirito esatto dell'iniziativa è proprio quella non di guadagnarci, anche vedrete comunque dalle riprese, dalle fotografie comunque che i prezzi sono modici, non chiediamo dei prezzi esagerati, cercate il mercatino della Valtaro, della Valceno su Facebook e troverete veramente un sacco di oggetti, di cose utili, addirittura anche macchine, proprietà, terreni, cioè anche chi cerca magari un lavoretto, un secondo lavoro può cercare o cerca addirittura un giardiniere o un muratore, offrire e cercare qualsiasi cosa. Elisa, sta andando bene? Qua avete un sacco di gente che è venuta a dare il manforte alla Valtarese. Sì, i borgotaresi ci hanno sempre aiutato, la società è molto contenta del supporto che il paese ci ha dato e anche stamattina l'hanno dimostrato, sono venuti per fare dei regali e aiutare la società che lavora per i giovani. Senti, prossimo appuntamento il 12, sempre sì. Qua in Via Cassio? Sempre qui in Via Cassio, il pomeriggio dalle 15 alle 18. Piera, come sta andando oggi? Benissimo, tutta gente simpatica, tutti interessati e direi che la giornata è partita molto bene. E delle bellissime cose dove le hai trovate? Ah, in casa, rovistando dalla cantina al solaio. Il freddo com'è? Ma il freddo è sopportabile, io sono una persona calorosa quindi non mi disturba il freddo, assolutamente. Cosa ne pensi dell'idea di Nicky Manfredi di aprire questa valle a queste attività? È un'idea stupenda, io vengo da Milano e frequento i mercatini di Milano quindi, e vedo che ci va molta gente, quindi l'applicarlo qui alla zona è stata un'idea centratissima, bravo Nicky. Marco, complimenti per il banco, tu oltre agli oggetti della cantina hai anche dei bellissimi mobili, li hai restaurati tu? Sì, mi piace restaurare, è la mia passione, allora volevo svuotare un po' la cantina che c'è pieno di mobili e li ho portati qua stamattina nonostante il freddo, però insomma dai, speriamo di... qualcosa ho già fatto.
Sei contento di questa idea? Ma sì, una bella idea per, insomma, per sbarazzarci un po' della roba che non si usa più, insomma. Achille, nonostante il freddo, successo? Sì, è andata bene, direi che la manifestazione è uscita, il mercatino ha funzionato, adesso vediamo nel pomeriggio, adesso la mattinata è passata abbastanza bene, diciamo. Bisogna farlo permanente un mercatino dello scambio qua a Borgotale, un bello spazio, perché la gente ci tiene e ha comprato un sacco di roba, ha scambiato un sacco di roba. Ma direi di sì, è certo che si potrebbe fare in qualche piazza, però secondo me se lo facciamo itinerante, magari facendolo le quattro domeniche di dicembre o qui in fondo al borgo, in cima al borgo o anche dalle altre parti, secondo me potrebbe essere una soluzione per il paese per il mese di dicembre. E con queste parole chiudiamo il servizio con una considerazione: sui banchetti non c'era niente, non c'era nessuna, permettetemi il termine, cineseria, non c'era niente di buttato lì, erano effettivamente cose prese dalle cantine, usate a bassissimo costo. Almeno un giro la gente ce l'ha fatta, si è divertita e è passata una buona mattinata, un buon pomeriggio. Il comune di Borgotaro e la parrocchia di Sant'Antonino organizzano il concorso dei presepi casalinghi. L'iscrizione è gratuita, da effettuarsi entro il 13 dicembre. Per informazioni ci si può rivolgere all'ufficio turistico telefonando allo 0525 96 796. Domani, martedì 8 dicembre, presso la chiesa di San Domenico in Borgotaro, evento musicale Corale and Friends. Tutto il ricavato sarà devoluto alla parrocchia di Sant'Antonino. Mercatini di Natale a Santo Stefano d'Aveto, domani martedì 8 dicembre, sabato 12 e domenica 13 dicembre.